1959 fu presentata la prima Triumph Bonneville in onore del Lago Salato, dove si tentano di battere tantissimi record velocistici, e oggi, a distanza di 60 anni, arriva lei per festeggiare questo compleanno, ovvero la Bonneville T120 Diamond. Tantissime particolari cromati, una nuova colorazione e poi, come possiamo vedere, disco, anzi doppio disco da 310 mm con pinze flottanti, e poi serbatoio con verniciatura white ed alluminio silver con grafica Union Flag, ruote da 18 e 17, motore bicilindrico 1200 capace di sprigionare 80 cavalli. La moto è la T120 che tanti conosciamo, però come dicevamo tantissimi particolari cromati, sella con imponture, particolari cromati come copri carter, copri catena e poi le immancabili marmitte a bottiglia. Lei è disponibile in soltanto 900 esemplari e per l'Italia soltanto 40, quindi fossi in voi, se vi piace la Bonneville, quella più classica, mi affretterei